Perfetto, adesso dovrei avere anche l'audio attivato. Riproviamo. Buonasera. Ah, direi che si è risolto. Okay. Buonasera a tutti. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Stasera vorrei, diciamo, raccontarvi un po' di Isako Koyama e del lavoro che ha fatto. Del contributo che ha dato per l'astronomia, ma anche un po' ci tenevo a raccontarvi di questa persona perché è stata quasi dimenticata da tutti. Forse ci sono più qualche collega in Giappone che se la ricorda. Allora, Isako Koyama è una persona del XX secolo, nata nel 1916 a Tokyo, dove poi è morta 81 anni dopo, e in questo lasso di tempo, a un certo punto, si appassiona all'astronomia e nell'arco della sua vita osservativa produce più di 10.000 osservazioni documentate, principalmente delle macchie solari. Sotto ho voluto mettere anche in questa diapositiva, a destra vedete una foto di Isako Koyama di fianco al telescopio, che è un telescopio rifrattore di 20 centimetri, che è il telescopio che ha usato praticamente per tutta la vita. E sotto vi ho voluto mettere questa frase qua: ci sono alcuni in questo mondo che troveranno la loro strada verso la scienza, non importa quali siano gli impedimenti, Isako Koyama era una di loro. E l'ha detta Dolores Knipp. L'ha scritta nell'articolo in cui raccontava un po' il suo lavoro di ricerca nel cercare di mettere un pochino insieme i frammenti della vita lavorativa e anche personale di Isako. Dolores Knipp è una scienziata, un'accademica americana che si occupa di studi sia di astronomia sia però riferiti soprattutto all'alta atmosfera e durante una conferenza si è imbattuta in un articolo, in una presentazione, poi in un articolo, andato a vedere la bibliografia, ho trovato questo articolo in cui c'era una foto di Isako Koyama, ha visto cosa ha fatto nella sua vita e si è chiesta com'è possibile che io non abbia mai sentito parlare di questa collega, di questa donna, di questa astronoma, perché effettivamente è poco conosciuta nonostante il grande lavoro che ha portato avanti. Isako Koyama nasce nel 1916, abbiamo detto, e già fin dall'infanzia si dice che fosse molto interessata all'astronomia. Lei, nella prima metà degli anni 30, completa il ciclo di studi al liceo e già per questo lei è un'eccezione, perché all'epoca, era estremamente raro che le donne giapponesi completassero un ciclo di studi così avanzato. Però lei, appoggiata soprattutto anche dal padre, porta avanti questo ciclo di studi fino ad arrivare al diploma e nel frattempo si appassiona all'astronomia, inizia a osservare un po' come tutti, il cielo semplicemente con delle carte, inizia a leggere libri sull'astronomia. E si appassiona. Inizia tra l'altro anche a leggere libri sull'autocostruzione, perché nel 1930 non c'era ancora la diffusione che c'è oggi sulla strumentazione scientifica, astronomica, e quindi si costruisce un piccolo strumento con cui inizia a osservare. Fino a quando il padre non le regala nel 1944 un telescopio, in realtà un cannocchiale da 36 mm per 60, con cui lei intende osservare la Luna. Non osserva la Luna perché il cannocchiale non è abbastanza di qualità, ma inizia a osservare il Sole in proiezione.
Quindi di giorno punta il telescopio al sole, mette un foglio dietro l'oculare e inizia non solo a osservare il sole, ma inizia anche a tracciare il contorno del sole e le macchie. Purtroppo lei inizia a osservare il sole in un minimo, in un momento di minimo, cioè dell'attività solare. Quindi per un mese cerca di osservare il sole, non c'è granché da osservare fino a quando compare una macchietta, lei la disegna e la invia al direttore di quello che oggi è il Museo delle Scienze Naturali di Tokyo, che effettivamente le conferma che quella lì è appunto una macchia solare e si congratula per il lavoro. Questo è nel 44. Nel 46 lei è già diventata vedova di guerra. Nel 46 inizia a frequentare, ha già iniziato da qualche anno a frequentare l'Osservatorio Astronomico di Tokyo, a cui è collegato il Museo delle Scienze Naturali, e inizia a produrre sempre più osservazioni del Sole, sia con i suoi limitati strumenti, ma soprattutto con il telescopio rifrattore da 20 centimetri della Nikon, che è situato all'osservatorio. Lei inizia a diventare una persona che, con il benestare di tutto lo staff, inizia a usare il telescopio per fare questo tipo di osservazioni qua. 2 anni dopo, nel 1946, lei viene praticamente assunta a tempo pieno come osservatrice professionista e quindi passa da un'attività amatoriale a un'attività più professionale, seguita appunto comunque con seguita, cioè più che seguita, stimolata nella sua produzione tutto lo staff dell'osservatorio. Praticamente dal 1946 fino all'85, quando andrà in pensione, ogni giorno che le sarà possibile, principalmente la limitazione più grande che avrà sarà il meteo. Ogni giorno che le sarà possibile, farà delle osservazioni e disegnerà quello che vedrà sul Sole. Quindi inizia una grandissima, diciamo, attività, di osservazione e documentazione dell'attività solare. E questo sarà importante poi dopo, quando verrà riscoperto il suo lavoro. Noi sappiamo che il Sole ha un ciclo di 11 anni riferito alla sua attività, soprattutto legato al suo magnetismo. Le macchie solari sono dei punti in cui il plasma e la trasmissione di calore viene rallentata dall'attività magnetica, elettromagnetica, quindi la temperatura si abbassa dai 6.000 gradi Kelvin circa della superficie del Sole a circa la metà, poco più della metà, e quindi noi vediamo intanto la macchia, e nel suo ciclo di 11 anni, da un minimo al minimo successivo, notiamo che le macchie iniziano con una formazione che parte le latitudini più vicine ai poli, per poi avvicinarsi all'equatore e disegnati su un diagramma, formano proprio questo classico disegno a farfalla che appunto descrive questa migrazione verso l'equatore durante il ciclo solare. La Koyama, durante un'intervista, si lamentò poi che dopo 17, cioè si lamentò in maniera molto, molto bonaria, che in 17 anni di osservazioni praticamente quotidiane era riuscita a coprire poco più di un ciclo solare. E in tutta la sua carriera, che praticamente vediamo riassunta qua, lei coprirà poco meno, anzi, di 4 cicli solari, disegnando 4 di queste figure a farfalla. Questa qua è un'immagine che racchiude
maniera estremamente dettagliata diciamo, tutta la vita lavorativa dell'Akoyama, perché intanto in alto abbiamo due osservazioni particolari. In alto a sinistra è il suo disegno della macchia più grande del XX secolo, che ha di fatto scoperto lei, nel senso che è stata la prima a disegnarla, vedendo poi le varie osservazioni, poi ovviamente negli altri vari osservatori si è seguito tutto lo sviluppo di questa macchia, che poi si è dimostrata essere la più grande, però lei ha fatto delle osservazioni particolarmente puntuali, perché ovviamente a quel punto era il suo lavoro seguire. Come? E te lo dico dopo precisamente, ma negli anni 60, non mi ricordo nel 64 o nel 67, se mi sbaglio, però nel 64. Mentre a destra c'è un'altra osservazione, che è stata un'osservazione in cui lei, sempre guardando in proiezione l'osservazione di questa macchia solare, ha visto in diretta, nell'arco di 2 minuti, la formazione di un flare solare. E quindi ha visto proprio questa formazione molto veloce, e diciamo che è una cosa notevole, perché non capita proprio di vederla così diretta. A lei, credo, da quello che ho capito, è capitato solo quest'unica volta. Sotto vediamo i cicli che le sue osservazioni hanno poi descritto, e ancora più in basso vediamo nei vari anni, dal 47 all'84, l'anno prima della sua pensione, il numero di giorni con osservazioni. E lei più o meno faceva almeno più di 150 giorni di osservazione all'anno, con dei picchi di 250, e vedete che è enormemente consistente, soprattutto perché ha usato quasi sempre lo stesso telescopio. Qui vediamo nel dettaglio la prima delle due osservazioni con questo gruppo di macchie, che appunto poi si è... Ah no, del 47, mi sono sbagliato io. 64, 67, ho fatto un... Lei aveva appena iniziato a prendere, aveva iniziato a osservare da un annetto o due all'osservatorio, e poi è riuscita a osservare lo sviluppo di questo gruppo di macchie, perché poi appunto le macchie cambiano di posizione e hanno una loro evoluzione. E vediamo qua anche nel dettaglio l'osservazione riferita al flare solare. Come dicevo prima, il fatto che lei abbia osservato per tutti questi anni, sempre nel medesimo metodo, il suo, che era di appunto osservare e disegnare in proiezione il sole su dei fogli con una sagoma già fatta del sole di 30 centimetri, e di disegnare in maniera abbastanza accurata le macchie, sempre con lo stesso telescopio. Questa estrema consistenza ha permesso poi, in anni più recenti, di fare un lavoro molto importante, ovvero prendere le osservazioni i principali osservatori del Sole, cioè quelli che nell'arco dei secoli si sono occupati di fare più osservazioni delle macchie solari, e mi spiace non aver trovato neanche un ritratto di Johann Caspar Staudacher, ma non lo trovo da nessuna parte, però abbiamo Galileo Galilei, abbiamo Schwabe, Gassendi e poi Wolf, che sono astronomi che dagli albori, diciamo, dell'astronomia osservativa con un telescopio fino alla fine dell'Ottocento hanno portato avanti delle osservazioni, però ovviamente le hanno portate avanti in una maniera non standardizzata, con strumentazioni differenti, con metodi differenti, con qualità ottiche differenti. E le osservazioni dell'Akoyama hanno permesso, essendo così costanti, di calibrare tutte le osservazioni precedenti, e quindi di rendere utilizzabili praticamente
400 anni di osservazioni solari e di avere un record molto più preciso appunto riguardo all'attività solare. E qua vediamo che a sinistra l'immagine che vi ho messo prima praticamente è una ragazza molto giovane, possiamo immaginare che sia all'inizio della sua attività tra gli anni 40 e 50. A destra vediamo il telescopio, il rifrattore da 20 centimetri dell'osservatorio del Museo delle Scienze Naturali di Tokyo, e lì in basso nel riquadro vediamo la Koyama, ormai un pochino più in là con gli anni, che però questa foto ci permette di vedere come lei disegnava le macchie solari. Lei aveva questo strumento di proiezione su cui poteva appoggiare i suoi carteggi, disegnare quello che osservava e fare delle osservazioni proprio a quel punto standardizzate, sempre uguali, con la stessa strumentazione che ci ha permesso quello che abbiamo visto prima. Dopo l'85, in cui lei è andata in pensione, lei comunque è rimasta estremamente attiva all'interno del museo. Lei era diventata anche un po' l'immagine di questo, almeno della parte astronomica, della branca astronomica del museo, e si occupava tantissimo di fare le serate osservative, gli star party, seminari su determinate costellazioni, determinati eventi, e infatti è descritto, perché io non le ho trovate, ma viene descritto che lei era sempre, appunto, dopo la pensione, sempre in mezzo, fotografata in mezzo a gruppi di scolaresche, bambini, e quasi mai in contesti più accademici come conferenze e congressi. Infatti lei non è mai stata, lei ha pubblicato un solo libro, pubblicato dietro la pressione di altri osservatori solari, di altri istituti, che hanno detto: tu hai un corpo di osservazioni enorme, per favore pubblicalo perché ci serve. E allora lei ha fatto uscire un libro poco prima di andare in pensione, che racchiudeva 8.000 circa osservazioni. E appunto questo libro è stato prontamente dimenticato, fino a quando appunto non è stato principalmente utilizzato. Non è vero che è stato dimenticato, ci sono una ventina di articoli che lo citano, questo libro. Io ho provato a cercarlo, è assolutamente introvabile, non si trova da nessuna parte, probabilmente si trova in alcune biblioteche di istituti. Sicuramente il Museo delle Scienze Giapponesi di Tokyo ne avrà almeno una copia. E, però appunto poi di questa astronoma non è un nome molto noto nell'astronomia, e mi sembra un peccato, non solo perché è un po' una storia straordinaria di... cioè, noi immaginiamo nella società giapponese pre e post bellica una donna che si dedica alle scienze. Lei probabilmente aveva delle pulsioni accademiche, facilmente non è riuscita a portarle avanti dato l'ambiente. Lei non era laureata, non ha probabilmente potuto laurearsi. Non è così chiaro, ci sono un po' di... c'è un filone più romantico che diceva lei era semplicemente una persona che dopo il liceo, molto appassionata, si è messa a lavorare al museo. C'è invece chi dice: bellissima storia, ma ricordiamoci che probabilmente non le lasciavano mettere il suo nome sulle pubblicazioni, o non la consideravano in quanto donna, in quanto donna, ma non laureato, che non ha avuto la possibilità di laurearsi. Lei poi è diventata ambasciatrice giapponese dell'astronomia e ha avuto qualche minimo riconoscimento in Giappone, e poi appunto è morta a 80-81 anni, sempre a Tokyo, continuando fino alla fine a fare attività al museo. È attività comunque osservativa, perché lei non ha mai smesso di
di osservare queste macchie solari. Lei ha pubblicato le prime 8.000 osservazioni e poi ne ha aggiunte altre 2.000 negli anni a seguire. Quindi, appunto, in totale c'è diciamo, questo archivio di più di 10.000 osservazioni di macchie solari. Lei dedicava praticamente tutte le sue giornate a questo. Il sabato sera però faceva astronomia notturna e faceva attività astronomia la sera, il sabato, anche perché lo univa appunto a queste attività del museo di divulgazione. Quindi nella prima parte della serata faceva sostanzialmente la divulgatrice e poi man mano che le persone andavano lei aveva l'osservatorio per sé. Il sabato sera lo dedicava agli oggetti appunto visibili la notte. E le sue parole scritte in un articolo sono queste qua: semplicemente non posso smettere di osservare quando penso che uno non può mai sapere quando la natura mostrerà qualcosa di inusuale. E questo racchiude, questa frase racchiude abbastanza il fatto che appunto lei non abbia mai smesso di osservare. Vi lascio con la bibliografia. Il primo è l'articolo di Dolores Knipp, che appunto ha fatto questo grande lavoro di ricerca di rimettere insieme i frammenti della vita di questa astronoma. Poi ci sono una serie di articoli che il secondo, il terzo e il quinto che raccontano semplicemente i risultati fatti dalla Dolores. E c'è un bellissimo video, questo, della TED, che è con le immagini di Martina Nestrovic, che sono quelli che avete visto anche durante la presentazione, racconta in 5 minuti con delle bellissime animazioni un po' la vita di Isacco Koyama. Grazie mille. Parole che mi domandavo, Grazie. però non ho risposto, lei ha osservato la 10.000 osservazioni, ma dal punto di vista scientifico i risultati quali sono stati? Lei non si limitava a osservare. E poi le sue osservazioni rimanevano lì, probabilmente. Sì, perché lei sicuramente ha prodotto una grande quantità di dati che poi qualcun altro ha potuto utilizzare. Però noi non possiamo sapere, cioè, nel senso, non possiamo sapere se lei di queste osservazioni volesse o potesse farci qualcosa, perché la cosa ovviamente è diversa, perché probabilmente qualcuno le ha detto come le ragazze computer di Harvard, che magari dicevano, voi siete qua per guardare lastre fotografiche e dirmi semplicemente se c'è una differenza e calcolarmi le orbite, e non avete voce in capitolo su nessun tipo di ragionamento, di ricerca, oppure se invece lei non fosse semplicemente interessata a quell'attività di più accademica. È un po' di... per controllare la università delle basi di dati per poter programmare i dati in maniera qualcuno potrebbe aver lavorato con lei. Sì, ma probabilmente allora adesso non si può lei sei in Canada e fai un'osservatrice. Ogni tanto ci sta un prossimo appartamento che non può essere naturalmente lo diceva già prima, lei ho visto un'osservazione che fa 6 anni fa, quindi sicuramente è su cui poi facevano statistica, tutte le statistiche sui cicli solari, sui cicli di durata maggiore, eccetera, raccogliendo tutta questa enorme massa osservativa, cui lei aveva conosciuto, c'erano tanti altri osservatori che seguivano. Sì, bisogna magari pensare che magari i primi suoi 20 anni di attività avrebbe voluto fare qualcosa e poi dopo 20 anni ha detto, capito che facciamo, cioè sono effettivamente cose che non possiamo sapere. Questa è una domanda da messo, a partire dagli anni 80, sì, non so, forse non c'erano delle mani dell'osservatore stesso, che dava delle medie sull'andamento
l'umidità, eccetera. Non sono analizzato per l'attività di dorato, ma invece sono questo scambiato tanto. Qualcuno deve fare lì statistica pura. Comunque, in realtà è strano perché poi appunto anche i colleghi che lavoravano con Lenzo appunto sono mancati e quindi poi chi poteva dare una testimonianza. C'è stata solo un'altra collega che è stata che la CNIP è riuscita credo a intervistare se non sbaglio, però poi tutti gli altri erano, non c'erano più e insomma la sua memoria stava decisamente svanendo. La cosa notevole sicuramente non avrà appunto fatto l'attività di ricerca attiva. La cosa notevole è proprio questa sua consistenza nella raccolta dati nel medesimo metodo, nel medesimo modo. Da un certo punto di vista quello strofila osservativa costante e sì, ma poi con lo stesso strumento, perciò tutte le variabili da quello dal punto di vista della statistica è sempre lo stesso osservatore, non è male, cito tantissimo di anni. E poi è interessante il fatto che appunto lei all'inizio, come tutti, si sia appassionata e poi in un contesto comunque non facile come il Giappone post-bellico si è riuscita a ritagliarsi un suo spazio per fare quello che l'appassionava. Tra l'altro penso che facesse anche altro, se non aveva no, immagino che facesse... Cioè, infatti... Non avevo anche in casa, non so che ha pagato. Sì, sì, sì. Ma si è perso la parola. No, non sai. Vorrei sapere se c'era dell'articolo di quella del museo riferito oppure magari lo sono anche riferiti alla statistica solare, allora si presume non citato il museo, che faceva un lavoro museale, si è pubblicato il libro con una situazione della pubblica da 30-35 anni di situazione e soddisfazione. Erano rimasti per questo. Magari? Saranno ancora negli archivi. Quasi sicuro, no, sicuramente ci sono perché ci sono delle foto anche tipo flipbook, cioè quanti di alcuni ammassi di macchie che appunto c'è una sua produzione. Ci sono ancora delle, almeno delle osservazioni. Non so se ci siano tutte 10.000, le 2.000 che non è incluso nella prima nella pubblicazione che ha fatto, non lo so, anche perché poi col fatto che, al di là del fatto che appunto è passato un po' di tempo e anche il fatto che l'osservatorio sia un osservatorio giapponese, per cui ci sono sicuramente delle fonti che magari ci sono, ma che io, a cui io non so accedere, cioè nel senso per alfabeto diverso, per motori di ricerca diversi, è difficile accedere a queste fonti qua. Magari in Giappone è stato scritto un libro, un articolo, qualcosa che le accreditasse qualcos'altro, la descrivesse nelle sue attività o qualcosa di questo genere. La CNIP che si è fatta aiutare ed è andata in Giappone ha raccontato sostanzialmente questo. E non credo abbia trovato molto di più. Poi anche lei sicuramente si faceva aiutare, cioè, i coautori, almeno uno è giapponese, quindi un accesso diciamo facilitato almeno all'archivio del museo, però non si sa bene cosa succede, nel senso alcune dinamiche e magari alcuni documenti, alcune fonti sicuramente sono oscure per noi che alla fine io mi sono basato solo su pubblicazioni pubblicate su internet, non sono riuscito ad accedere ad altre fonti. Volevo guardare un tale, visto che per tanti anni, bellissime statistiche, non so, se tu avessi a disposizione a dire questo sera, cosa ci faresti? Da qualche mese tante cose, da qualche mese. Diciamo che guardando lì, perché io magari sono
30 anni che sono passati proprio il sole, da quando sono sposato. E ho dimenticato tutto, così come ho venuto in mente che tu insieme a Marco, Giuliano, Paolo Tanga e altri, abbiamo fatto degli studi interessanti, perché tutto il metodo era lo stesso. Io personalmente ho salvato il fattore, proiezione, sempre possibilmente alla medesima ora, era diciamo un punto tale che io me lo portavo da giorni lavorativi sul lavoro e osservavo davanti alla cosa braccia, se ne mangiare appunto, ad osservare queste cose, quindi anche tentare sempre nella medesima ora. E il Marco è molto più assiduo di me. Osservazione sì, di più avevo osservato questo ciclo e addirittura comunque abbiamo fatto poi dopo io mi sono trasferito a Milano per la nuova quindi è sceso per quella nuova comprata non c'è stata quella di fatto tale perché non c'è stata sono in cantina chissà dove come termine. Abbiamo in base a questa analisi trovato coefficienti di correzione per un osservatore in base allo strumento che utilizzava di correzione perché non posso osservare il fattore di correzione e in sostanza non c'è un numero quello su cui si parla il numero di tanti quindi ci porta il numero dei gruppi e poi moltiplichiamo con il coefficiente di correzione. Questo coefficiente di correzione era portato da questo era un ovvio che ci siamo in mezzo e diventava più piccola adesso. Però in realtà è ovvio che quello non c'è solo un fattore sperimentale, è un fattore che è la soluzione. Però quando l'osservatore inizia a dare centinaia di schede di osservazioni, puoi andare a calcolare un fattore correttivo sulla statistica dell'osservatore per l'osservatore. Allora abbiamo fatto quante cose di capire da noi inciampato per caso nella sua storia e no, io l'ho trovata perché prima ho visto il video del TED Talk, cioè che sono 5 minuti in cui raccontano queste con le animazioni la sua storia. E ho pensato, ah, boh, interessante, non l'ho mai sentita. E ho cercato un po', ho visto che mi sembrava una sua curiosità, la sua storia, un suo interesse. E poi ho pensato appunto anche soprattutto questo passaggio dall'essere un'astrofila a un'astronoma professionista fosse interessante, il fatto che fosse una figura quasi dimenticata e che comunque appunto io mi immagino che dovesse aver avuto cioè che dovesse essere un po' l'eccezione una... soprattutto in quegli anni sì una... non so quanto abbia avuto la vita particolarmente difficile o particolarmente facile, questo non si può dire, sarebbe una mia lettura.
Penso semplicemente che astronome giapponesi ce ne siano poche nel XX secolo di cui ne abbiamo traccia. Lei è una, quindi era così. Poteva essere interessante. Mi fa piacere il fatto che saranno addirittura su, esclusivamente per fare il lavoro, cioè nessun altro. No, assolutamente. Sicuro, per nessuna donna. Comunque il Giappone del 46. Ma ha avuto una vita difficile da sopra, ma sicuramente la faccio da dosa, il Giappone nel 46 non doveva avere tanti ragazzi ancora disponibili, ecco. Credo che la demografia, come anche l'Europa nel 46, non ci fossero molti giovani. Fino al 68 Poi comunque lei non si è più risposata, insomma, possiamo magari presumere alcune cose, sono tutte poi immaginazioni che uno si può fare sulla sua vita, nel senso che facilmente è un personaggio che si può prestare a belle fantasie, no? Sì, aveva di me che c'erano milioni di volte. Esattamente. Si è trovato una sua nicchia che si è curata per realtà. Soddisfaceva da un punto di vista. Sì, sì, no. Infatti possiamo ricamarci sopra, immaginare delle belle storie, cioè delle belle situazioni che magari potrebbero corrispondere alla verità. Detto questo, non ne abbiamo traccia, non sappiamo. Esatto, quindi. Una scoperta interessante. Sì, ho cercato di come? Cercare di scoprirlo. Erano fatte pochissime cose, però se era un libro di durata di edito, credo che fosse stato molto basso. Facile che comunque fosse stato edito, almeno nella sua prima edizione in giapponese. Magari sì, no, poi è interessante, pensavo che questa cosa era una faccenda poco. Sì, sì, sì. Non era un libro di divulgazione. Bravo Mattia, complimenti. Molto interessante. Io bravo. Vi devo salutare perché mi sono connesso proprio per seguire la conferenza. Una giornata un po' complicata, ma molto, molto, molto interessante. Un saluto a tutti, ciao. No, non credo. Vi saluto anch'io. Grazie Mattia. Ciao Michela. Ciao, ciao a tutti. Buona serata, ciao, ciao grazie. Tutti. Ciao. Ah, aspettate, volevo capire chi è da casa. Si capisce, si sente fruibile. Prego, Michela, vai. Quelli in sala più o meno. Soprattutto quando parlano più persone non si sente così bene, anzi. La conferenza sì, ma il dibattito in sala sì. Direi di no, in realtà, cioè sostanzialmente no. Ok, questo è un problema che comunque abbiamo anche noi qua di persona, se parliamo più di due non si capisce nulla. Ma temo che non si risolva se non con un microfono ambientale che diventa un panoramico o qualcosa del genere. Ma secondo me anche quello non risolve più di tanto perché... Anche noi che siamo qua abbiamo un po' di difficoltà a capire se più di una persona parla. Comunque, vabbè, se almeno la conferenza è stata comprensibile, sono... Sì, sì. Sono contento. Sì, sì, assolutamente. Ok. Sì, va bene. Ciao, grazie. Ciao. Buona serata a tutti. Buonanotte, grazie. Ciao, ciao.